Buonasera, chi vi parla è Claudio Sertarelli. Siamo insieme per parlare un'altra volta di tradizioni, di identità antiche legate al regno, ma legate anche alla tradizione cattolica, quella cattolica apostolica romana. Come ben sapete, e molti sapranno, che il regno delle due Sicilie, il regno di Napoli, il regno di Sicilia era un regno vassallo dello Stato della Chiesa, cosa che a molti oggi farebbe ridere, ma se calcoliamo che per circa 1800 anni il mondo era cristianocentrico, essere uno Stato, un regno vassallo della Chiesa era una cosa molto particolare. Abbiamo parlato delle confraternite di Sessa Aurunca, quando era Ducato di Sessa, poi abbiamo parlato con Pasquale Ago, abbiamo parlato delle confraternite di Scurgola Marsicana con Giuseppe Morsilli, e adesso parleremo delle confraternite qui in Molise, vicino a Isernia, un po' Monterotuni, un po' Bacchia di Isernia, ma allargate un po' a tutto il territorio che era una volta il regno. E parliamo con Antonio Scioli. Antonio Scioli, avete visto che l'ho anticipato con un video dove a Monterotuni sondava una zampogna enorme, però oggi non parleremo di zampogna, ma parleremo di questo mondo misterioso, si può dire misterioso, delle confraternite, che è ancora molto attuale. Pensavo che fossimo cose antiche, invece sono molto attuali. E Antonio, innanzitutto dimmi, quella zampogna, noi già abbiamo vista Goddino dell'Unta, quella zampogna così enorme, come si chiama? Allora, quella è una zampogna gigante, e sinceramente con le confraternite anche qualcosa in comune, perché delle zampogne giganti così nelle cappelline di campagna andavano a sostituire l'organo, quindi è anche uno strumento liturgico, e soprattutto quelle zampogne vengono usate molto anche adesso per i pellegrinaggi, per i canti dei pellegrinaggi, perché avendo questo suono così robusto, così grave, vanno a supplire, diciamo, l'organo per accompagnare i canti dei pellegrini e dei devoti delle chiese. Quindi vanno in processione? Sì, vanno in processione. Ma da sole o accompagnati? No, accompagnati con altri strumenti, tipo la ciaramella, tipo la zampogna normale, però comunque sono strumenti che assolvono alla funzione di strumento, diciamo così, chiamiamolo itinerante. Ho capito, ma ancora oggi succede? Sì, ancora oggi. Ancora ci sono processioni in cui seguono... Sì, specialmente a Monterotuni il 22 di marzo veniamo a piedi da Monterotuni a Castelpetroso, e durante il pellegrinaggio è uno degli strumenti suonati che accompagna il canto dei pellegrini. È come se portasse una Madonna, perché... Certo. La cosa pesa... Sì, è un po' ingombrante. Un po' ingombrante. E da quanti anni è che la suoni? Allora, io sono una zampogna, boh, saranno più di 20 anni, penso. E quello strumento così invece? Quello strumento così saranno 4-5 anni, però alla fine, cioè, è come suonare una zampogna normale. È solo un po' ingombrante. Sì, sono un po' ingombrante. E dimmi una cosa, due parole sul tuo gruppo musicale identitario. Che mi hai detto tu? Allora, il mio gruppo si chiama Riserva Moac. È un gruppo formato da solo ed esclusivamente musicisti molisani che diciamo coprono quasi un po' tutto l'arco regionale, Larino, Boiano, Rocca Mandolfi, Monterotuni. È un gruppo che fa musica originale, cioè musica propria, ed è molto legato a quello che è il proprio territorio, la propria storia. Infatti Moac è un acronimo che significa Molise, Oriente, Africa e Cuba, quindi partendo dal Molise le misure musicali si allargano e spaziano un po' in tutto, cioè, il mondo. Quindi fate tutte sono tutti i vostri pezzi, non c'è? Sì.
Non c'è, non sono cover. non sono cover. Dimmi un po', questa cosa delle confraternite come nasce? Allora, nasce come tutte le cose belle, per caso. Allora, io un pomeriggio stavo a Monteroduni nell'ufficio parrocchiale, Quindi tu chiacchieravo frequenti, quindi tu parli sempre di Monteroduni, quindi frequenti molto con... Sì, Monteroduni. vabbè, sono di Monteroduni. Ah, sei di Monteroduni. Sì, io mi trovo qui per Per lavoro. lavorativo. Stavo nell'ufficio parrocchiale e scartabellando nell'archivio. Mi esce sotto, mi va sotto gli occhi un libricino scritto a mano, lo vado ad aprire e c'era scritto Statuto e Regolamento della Confraternita di San Michele Arcangelo e San Leonardo. E sì, vabbè, Datato, che data? 1882. E lo metto a leggere e cacchio, questo è lo Statuto della Confraternita di San Michele. E visto che la confraternita a quel più di 20 anni fa, sì, c'era però vivacchiava, erano rimasti solo pochi confratelli anziani, io dissi, ma perché non rifondarla? E insieme a... cioè, succedono come succedono tutte le cose, si passa la voce, si trovano gli aderenti e poi fu rifondata. E ti cominciò E adesso... ad appassionare a questo mondo. Sì. E quindi mi diceva l'amico Paolo Comune Zampogna, lui che mi ha detto di questa tua passione, che salutiamo come tutta la comunità di Monteroduni, mi ha detto che però poi tu alla fine hai fatto proprio un oggetto di studio delle confraternite in Sì, tutto il regno, diciamo. soprattutto nel Regno di Napoli, sia riguardo agli statuti, sia riguardo, ma proprio alla... diciamo alla forma paraliturgica, cioè il fatto delle tradizioni, il fatto dell'abito, il significato dell'abito, i medaglioni, cioè è stata una cosa che poi a me è piaciuta tantissimo e sono andato sempre a scoprire, cioè io poi ho il vizio, per esempio quando vado in giro in qualche paese, vado vedendo nelle chiese se c'è qualche segnale che possa farmi pensare a qualche confraternita, perché se nei paesi ci sono le confraternite, comunque ci sono dei simboli che comunque noi non ci facciamo caso, ma l'occhio, tra virgolette, esperto riesce a captarli. Intanto diciamo ai nostri spettatori che potrete vedere durante questa chiacchierata il passaggio di alcune foto per Sì. far vedere un po' poi di quello di cui stiamo parlando. Allora facciamo una cosa, impostiamo questa chiacchierata in questa maniera. Cominciamo a parlare delle confraternite in senso generale del regno per capire pure il senso e tutto, per poi dopo scendere nel locale e andiamo a parlare di quelle di Monteroduni, insomma. E noi abbiamo fatto già nelle altre trasmissioni, diciamo che le confraternite nascono con la Napoli spagnola, con l'impero delle Spagne, che è stato praticamente uno strumento per i laici per rafforzare la fede a difesa della Chiesa cattolica. In quel periodo era minata dalla rivoluzione luterana. Io dico rivoluzione luterana perché non si possono chiamare le riforme quando ci sono guerre civili sanguinose come sono accadute in Germania con la guerra civile dei contadini, dei cavalieri, dei principi, dove Lutero prima ha illuso i contadini dicendo la libertà alla terra e poi dopo li ha fatti massacrare, anzi denigrandoli, anche accusandoli di essere esseri inferiori, un po' come ha fatto Garibaldi poi nel 1860. Hai visto con attenzione le trasmissioni che già ho fatto sulle confraternite di Sessa Aurunca e di Scurgola Marsicana, cosa vuoi dire sulle origini, ad aggiungere a quello che già ci siamo detti? Allora, da aggiungere che c'è poco, io posso fare un riferimento particolare a Monteroduni, cioè quando questi, diciamo, connessi laici, queste associazioni laiche vanno a formarsi, si vanno a formare solo per un bisogno estremo, quello di aiutare la popolazione perché le istituzioni comunque avevano delle carenze.
Nello specifico la confratente San Michele, la mia, si forma dopo il terremoto del 1882, quando il paese cade in pieno scompiglio e nessuno sapeva come fare per risolvere la soluzione, per risolvere la situazione. Quindi questi laici si vanno ad aggregare per poter sopperire alle carenze istituzionali del paese. Vabbè. Questo è quello che mi parli di Bruno Rodone, sì. Ne parleremo dopo, una specie di protezione civile, sì, ante litteram. Ma diciamo che comunque tutte le confraternite nascono per uno scopo ben preciso. E quindi partiamo dai tuoi studi dalle confraternite del Regno, cosa mi sai dire? Sì, allora tutte le confraternite del Regno, come dicevo prima, nascono per uno scopo. Per uno scopo ben preciso. Che può essere quello di seppellire i morti perché nei paesi non c'erano carenze istituzionali sotto questo punto di vista. C'è quello di dare ospitalità, perché non ci ricordiamo, molti non ne parlano, però è una cosa molto importante, soprattutto in Molise e in tutto il regno, la cosiddetta via Micaelica, non so se la via Micaelica. E che cos'è? La via Micaelica è una strada tipo il viaggio di Santiago, il cammino di Santiago, che da Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, si congiunge con Mont Saint-Michel in Francia. Cioè è una strada proprio di San Michele, cioè che collega due nazioni, e lungo questo percorso purtroppo i pellegrini viaggiavano, si sentivano male. Parliamo più di mille, quindi più di 1000 chilometri. Più di 1000 chilometri, quindi... ma più di 1000 anni quasi. Questa non è una cosa nuova, è una cosa antichissima. È legata a San Michele. È legata a San Michele, al culto di San Michele. Tocca a tutti i paesi che comunque hanno un'origine longobarda, quindi è medievale. Quindi lungo questa strada i pellegrini transitavano, si ammalavano, morivano, e quindi queste confraternite davano ospitalità, davano cibo, davano assistenza, davano ricovero. Per esempio, sempre per quanto riguarda una confraternita di Monte Roduni, che è la confraternita dell'Addolorata, aveva la funzione che oggi sarebbe bislacca, quella del maritaggio delle orfane. Cioè, se un'orfana doveva trovare marito, la confraternita dell'Addolorata di Monte Roduni dava anche l'abito da sposa per far sposare questa ragazza. Quindi delle opere di misericordia, sia spirituali che corporali, che adesso sembrerebbero bislacche, ma 200 anni fa avevano un'importanza non poco rilevante. Quindi anche di carità, insomma. Sì, sopra carità e diciamo così, carità e mutuo soccorso proprio. E quindi già questo, quindi da quando nacque, già nel 1500. E quindi tu, andando in giro nei tuoi studi per il regno, che cos'è che hai trovato di particolare? Le differenze che ci sono tra confraternite e altre, oppure qualcosa che possiamo dire che le accomuna, oppure che le differenze? Sì, allora, per quanto riguarda il regno di Napoli, il filo conduttore delle confraternite era proprio quello che dicevamo prima, il mutuo soccorso. Come posso dire, a favore della società, non a favore di proprio. Poi c'è oggetto di carità. Sì, ma poi vabbè, ci sono le differenze tra confraternite, ci sono confraternite che sono proprio associazioni laiche di mutuo soccorso, poi ci sono le cosiddette confraternite di fabbrica, vengono definite soprattutto da uno statuto proprio di Ferdinando IV, che erano delle confraternite che dovevano occuparsi solo ed esclusivamente del luogo di culto in cui avevano sede. Ecco che soprattutto a Napoli, se io penso al cosiddetto cimitero delle Fontanelle, alla chiesa del Purgatorio, abbiamo questi gioielli d'architettura e di arte che se ne vedono ben pochi in giro, proprio perché le confraternite di fabbrica, che avevano come dire, questo scopo primario, quello di custodire, preservare e dare continuità
alla bellezza del luogo in cui vivevano, cioè spendevano tutte le energie. Se voi pensate a Napoli, alla chiesa di Santa Maria la Nova, vedete che splendore di chiesa. E lì di fronte c'è una confraternita che curava il decoro di quella chiesa. Fronte a Santa Maria la Nova vediamo una cappellina. Quel quartiere, ricordiamo, se spettatore. Santa Maria la Nova, allora, e dove ha su? È di fronte alle poste centrali. Quindi all'altezza di Piazza Carità. Sì, un po' più sotto di Piazza del Gesù, diciamo. Sì, con la zona lì. Sì. Quindi questo. E poi il culto di solito a che persone, cioè a che santi erano quasi tutti, si rivolgevano quasi. Allora, innanzitutto a chi erano dedicate? No? Allora, la stragrande maggioranza delle confraternite che ho potuto conoscere io e tra virgolette studiare è molto legata al culto dei morti e delle anime del purgatorio. Poi ci sono molte confraternite mariane e di santi, di quelli che ne conosco io, diciamo ben poche, però molte sono legate al culto dei morti, la buona morte, morte, orazione. Per esempio anche la confraternita nostra, poi ne vedremo, sì, molto legata al culto dei morti, soprattutto confraternite mariane, quindi al culto della Madonna. Culto dei santi, solo San Michele è quello, sì, più. Sì, San Michele è molto, poi quello è il purgatorio, perché poi bisognava fare le messe votive di cose, sì, che lasciavano le confraterne l'impegno di fare, e quindi c'è, perché dobbiamo sempre calcolare che viviamo un'epoca di dove essere cattolico era una cosa privilegiata, c'era una cosa importante, e quindi la società, il mondo si muoveva in funzione del cattolicesimo, quindi era importante di. Oggi su tutte cose che ci sembrano strane, sì, però credo che sia soltanto una fase dormiente, perché secondo me prima o poi risploderà un'altra volta questo bisogno di fede nel cattolicesimo. Perché i Molisi invece, come le confraternite, hanno avuto un loro splendore, hanno avuto la loro vita, o erano solo legate a questo tragitto di pellegrinaggio? No. Hanno avuto loro vita, però comunque da quello che ho potuto capire io leggendo e vedendo, non è, cioè in Molise avevano piede in centri tra virgolette importanti. Io sto facendo un briefing ultimamente di tutte le confraternite, almeno della diocesi di Sernia Venafro, che mi è più vicino, ma io per anni sono stato anche. Calcoliamo che Venafro però era terra di lavoro prima. Sì, sì. Sono stato anche, ha fatto parte anche del consiglio della Confederazione Nazionale delle Confraternite d'Italia, però avevamo sede in Abruzzo, perché la regione ecclesiastica è Abruzzo-Molise, io ero l'unico molisano in mezzo a 9 abruzzesi. Dicevamo, sì, le confraternite in Molise ci sono, e oddio il Molise non sta a livelli confraternali come l'Abruzzo, sì, ci sono, ma sono viste tuttora come lo strascico di una tradizione. Le confraternite attive istituzionalmente siamo ben poche. Vabbè, calcoliamo che fino all'avvento di Murat il Molise faceva parte della terra abruzzese, sì, quindi si poteva considerare terra abruzzese, erano le terre molisane per distinguerlo, ma comunque faceva parte della terra abruzzese, quindi dell'Abruzzo Citeriore. E invece Venafro mi sa che era sviluppato il fenomeno delle confraternite, sì, perché era come terra di lavoro. Sì, come terra di lavoro, c'è una confraternita molto importante che adesso è diventata una fondazione, che è la Confraternita dell'Annunziata, che aveva sede nella chiesa dell'Annunziata su alla parte vecchia di Venafro. E lì pure hai fatto degli studi? No, pochissimi. Anche però che ci sa dire due parole su quella
su questa confraternita oppure le tue No, conoscenze? a me allora ne sono solo di titolo e di ex sede. Adesso è diventata una fondazione. Venafro pure mi sembra che avesse, se non sbaglio, un paio di confraternite importanti che erano la confraternita dell'Annunziata e una confraternita del Purgatorio nella chiesa di Santi Simone e Giuda che sta a livello della piazza sopra dove sta il comune. C'è qualche fotografia che ho visto in una pagina Facebook di Franco Valente, ma per quanto riguarda Enafro non ho mai Ho approfondito capito, senti, ma questo. adesso non esistono più. Invece i Cerni esistono ancora, esistono. Sì, Isernia esistono ancora, però non vorrei dire che sì, esistono ancora, però sono delle meteore, diciamo, le vediamo durante la processione del Venerdì Santo. Abbiamo queste cappelle cimiteriali, però non. Si può dire oggi più di rappresentanza. Sì, più di rappresentanza. Sì. Allora, io non voglio essere campanilista, ma da quello che so io, le confraternite ancora attive, che si possano chiamare tali, sono rimaste quelle, almeno quelle di Monteruno. Vabbè, poi parliamo a Monteroduno. Tra Agnone e Campobasso ci sono ancora? Sì, ad Agnone c'è la congregazione dei morti e adesso il priore Gabriele Amicarelli è diventato anche lui membro del consiglio direttivo della Confederazione Nazionale. Campobasso c'è il sodalizio della Dolorata, la confraternita di San Giovannello. Sì, che sono confraternite attive e che hanno le loro funzioni. Molto però Sì, limita. Pietracatella, Madonna di Costantinopoli, queste sono un po' le confraternite che adesso mi vado ricordando nei cammini di fraternità che abbiamo fatto in giro tra Abruzzo e Ho capito. E, per quanto riguarda adesso ci avviciniamo a Monteroduno. Monteroduno era la porta d'ingresso delle terre molisane perché era la dogana tra la terra di lavoro e gli Abruzzi e poi le terre di Molise. Sede del principe Pignatella, abbiamo fatto parecchie cose a Monteroduni. Parlando di Monteroduni, è lì che hai trovato lo statuto che adesso facciamo passare di Ferdinando IV, oppure era relativo a Monteroduni o era relativo a qualche altra tua ricerca, a qualche altro luogo? No, era relativo a Monteroduni, Ma è ancora conservato? sì, è ancora conservato, ed è relativo ad una confraternita in particolare, l'Arciconfraternita di San Leonardo, che poi ha avuto anche beghe con i Pignatelli, feudatari di Monteroduni. Ah, ma voi queste foto cambiavano, quindi avete conservato in qualche Sì, archivio voi? noi abbiamo il nostro archivio che la nostra confraternita si è impegnata nel ripristino, ci abbiamo messo quasi 10 anni per ripristinarlo tutto e con delle storie anche un po' bislacche che Tipo? poi. Noi stavamo proprio in procinto di ristrutturare questo archivio e proprio con la Confederazione Nazionale stavamo ad Atessa, in provincia di Chieti, per un raduno con le confraternite, diciamo, della regione ecclesiastica. E fu proprio un signore che ci avvicinò, un certo Schieda Giovanni di Colle di Mezzo, che ci disse: "Ma voi siete la confraternita di Monteroduno in provincia di Isernia?" E noi dicemmo: "Sì." "No, io ho fatto degli studi personali perché sono uno storico sulla famiglia Fagnani di Pescopé Natale." Allora, io dissi: "Sì, siamo noi, perché i Fagnani poi, non mi ricordo per quale motivo, da Pescopé Nataro, per motivi di lavoro, si sono naturalizzati monterodunesi." E cioè, io ho trovato molti, facendo una ricerca su questo stemma araldico di questa famiglia, si è imbattuto in Che documenti. adesso vediamo mentre parli, lo facciamo scorrere. Sì, sì. Sono imbattuti nei documenti della conferenza di San Leonardo. Diciamo, certo che siamo interessati, stiamo proprio ripristinando l'archivio. E niente,
Io in quel periodo studiavo a Chieti con le di mezzo, un tiro di schioppo, andai da questo Schieti e realmente aveva moltissimi documenti sulla confraternita di San Leonardo e questi documenti ci sono stati utili anche per stilare questo piccolo libricino che abbiamo fatto a perpetua memoria per il nostro paese. Eccolo qui, il libricino. Voglio dire che noi non siamo a Monterotondo, siamo nella residenza personale di Antonio, quindi quello che state vedendo mano a mano che conversiamo e le foto che ci ha mandato e che lo stiamo facendo scorrere durante questa camminata. Quindi se stavamo forse nell'archivio potevamo vedere cose ancora più importanti, però non è, diciamo che solo rinviato. Faremo un'altra giornata nell'archivio su a Monterotondo per vedere queste cose. Quindi questo statuto somiglia a quello di Scurgola che ho visto? Sì, diciamo per sommi capi, sì, poi ci sono gli articoli particolari, gli articoli generali legati più al territorio, sì, che è diverso, diciamo che era diciamo che la struttura è uguale per tutti i statuti del regno, sì. Però poi diciamo tutto quello che c'era che è di diverso è legato alla diversità del territorio, sì, quindi alla realtà del territorio. Alla realtà del territorio, ma soprattutto a quello che è il motivo portante della confraternita. Quindi anche la stessa firma, si sì, vede la firma di Ferdinando, sì, che c'era bisogno di un riordino in quel periodo. E quindi diciamo che quella confraternita nel 700 era quella di San Leonardo. E quando ne esistevano a quel periodo? Allora, a Monterotondo in quel periodo c'era la confraternita di San Leonardo, la confraternita del Santissimo Sacramento e una confraternita che è chiamata del Monte dei Morti, che aveva sede nella chiesa di San Biagio, e ancora adesso ci sono tracce di quella confraternita nell'altare, perché è un altare intarsiato in marmo che ha diciamo motivi di morte, nel senso ha dei memento mori intarsiati in marmo sull'altare, ci sono i classici teschi con le tibie e queste erano le confraternite. E queste sono quelle a Monterotondo, erano tre, sì. e legate, quindi guarda caso, quindi erano in contrasto con la famiglia Pignatelli, solo una, l'arciconfraternita di San Leonardo, perché divenne un ente ecclesiastico e giuridico molto potente. Divenne potente, sì. Ma Ferdinando IV stava spesso dai Pignatelli. Allora, cioè, questa potenza, cioè, volle essere sfruttata dai Pignatelli per fare anche loro uno scatto di potenza. E i Pignatelli rivendicarono il fatto che gli antenati dei Pignatelli fossero sempre priori di questa confraternita, ma molto probabilmente questa cosa ai confratelli non piacque e fece in modo in maniera di vietare l'iscrizione alla confraternita a tutti i discendenti di Pignatelli. Ah, quindi diciamo che Pignatelli volevano strumentalizzare l'assistenza, sì, per i loro per aumentare i privilegi, allora, nei confronti del re. Sì. Se, allora, nel libro di Don Antonio Mattei, che noi abbiamo ripreso perché è stata per noi una fonte molto importante di ricerca, Don Antonio Mattei dice proprio che i Pignatelli volevano la confraternita come controaltare al proprio dominio feudale. Cioè, usa queste parole. Cioè, quindi volevano strumentalizzare la confraternita per i propri fini, perché la confraternita di San Leonardo di Monterotondo era uno dei pochi enti a essere proprietario di un ospedale. Ma nasce a Monterotondo, ma nasce in quel periodo, sì, oppure sì, nascono prima? Allora, nasce nel 1570. E quindi con l'inizio, sì, della Napoli ispanica. Sì, e quindi divenne un ospedale molto importante. Ma cioè, Monterotondo ha una storia veramente enorme. Sì, allora l'ospedale, quando era napolitana, era a Monterotondo. Boh. Certo. Mo vive solo un po' come tutto il nostro territorio, da italiani, insomma. Quindi era molto importante.
Sempre Don Antonio Mattei nella platea della Cura Vescovile, se non sbaglio la 307, dice che nel coro ligneo della cattedrale di Isernia vi era un posto riservato all'ospedaliero di Monterotondo, che era un confratello che si occupava 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, sull'ospedale. Cioè, perché era un ospedale vero e proprio. Accoglieva malati, accoglieva... Un ricovero, proprio. Sì, un ricovero, fornito di tutto. Ed era in contrapposizione con i Pignatelli. Non è che era in contrapposizione, i Pignatelli lo volevano, perché avrebbe innalzato esponenzialmente il loro potere. Diciamo che era un periodo di riforme nel regno, sì, si stava cambiando. E ritornando a Ferdinando IV, Ferdinando IV pone l'ospedale di Monterotondo come esempio per gli altri ospedali della terra di lavoro. È citato proprio nel libro di Don Antonio Mattei, Memoria storica di Monterotondo. L'hai citato anche in questo tuo lavoro? Sì, certo. Ah, addirittura... Lo pone come esempio. Quindi lui pur essendo spesso ospite dei Pignatelli, lui non si fece arruffianare dai Pignatelli, ma sapeva cosa doveva fare. Allora, il regno in questa bega, diciamo, giudiziaria non ci mise proprio le mani. Cioè, se ne tirò proprio fuori. Ma però, perché, per quali motivi, secondo te? Ma questo è un pensiero che ho io, quindi... Prendetelo con le pinze. Come il mio, vale meno di zero. Sì, vale meno di zero. Allora, perché molto probabilmente... Allora, i Borboni non erano assolutamente stupidi. No, erano molto intelligenti. Allora, e videro che le pretese dei Pignatelli non stavano né in cielo né in terra. Quindi, molto probabilmente, per non compromettersi, ne rimasero totalmente fuori. Grandissima la visione politica, insomma. Sì, ma... Non è questione di grandissima visione politica, quando videro che i Pignatelli, cioè, andavano cercando la cosiddetta luna nel pozzo e videro che avrebbero perso proprio clamorosamente la causa, lasciarlo proprio stare. Sì, anche perché poi Borbone cercavano di avere un collegamento diretto con il popolo, certo. E con gli intermedi lui e loro non avevano, ma soprattutto nei confronti di una, diciamo così, chiamiamola associazione di persone che avevano portato il loro fine statutario ad un livello massimo. Se Ferdinando IV incita gli altri paesi del regno ad avere un ospedale alla stregua di quello monterotunese, vuol dire che anche come come stabile, come organizzazione, era un modello, quindi i Borboni mica potevano andare contro alle loro idee. Non erano così fessi, insomma. Assolutamente, per usare. Anzi, se poi per vietare, cioè i confratelli ebbero il potere di vietare l'iscrizione anche come semplici confratelli a tutti i discendenti della famiglia Pignatelli, vuol dire che alla confraternita di San Leonardo a Monterotondo era vista di buon occhio nei palazzi. Ma come veniva finanziata questo ospedale? Avete trovato qualcosa? Allora, era composta da chi questi confraternite? Allora, era composta da semplici cittadini di Monterotondo. Che a quei tempi sudditi. Sì, quei tempi sudditi. Allora, la confraternita... No, questo fa anche capire che quando dicono che essere sudditi vuol dire schiavi, non è così. Perché è molto più, è il senso di libertà sta molto più nell'essere sudditi che cittadini, perché loro alla fine... Erano sudditi del re, ma erano sudditi loro, era un sistema di politico molto molto importante. Quindi noi abbiamo fatto una trasmissione col professor De Antonellis se si era più liberi da cittadini o da sudditi, e alla fine la conclusione è venuta fuori che si era più liberi da sudditi, e quindi il potere non lo esercitava in maniera così spaventosa. Ed erano, scusami, ti ho interrotto, ma questo era un appunto che volevo fare. Quindi era composto dai sudditi dei Monterotuni e che si autofinanziavano. Sì, si autofinanziavano e soprattutto reperivano i fondi per la confraternita veramente da opere di misericordia
da questo e da elemosina. Infatti noi abbiamo una fonte che è nella croce d'argento, che tuttora viene portata in processione dalla confraternita di San Michele, e poi spieghiamo perché confraternita San Michele e San Leonardo, cioè un ritorno a questa vecchia arciconfraternita. C'è scritto proprio: questa croce è stata acquistata con l'elemosina dei confratelli di San Leonardo, AD 1570. È scritto proprio nella croce. Nella parliamo di un periodo, quella impero delle Spagne, molto ricco per il regno. Sì, infatti è una croce perché non potevo... stilisticamente spagnola. Cioè quella... e, ma era anche un territorio, un territorio molto ricco anche sotto i Borboni. Perché non è che la metti in piedi così una cosa, una struttura del genere, calcolando l'epoca? Allora, per quanto riguarda la collocazione dell'ospedale, sempre dalla platea 307 della Curia Vescovile, dal libro di Don Antonio Mattei, si evince che, allora, le parole della platea era: l'ospedale era sito alla porta da capo, quindi quella porta che a Monte Rotondo viene chiamata Rusport, cioè l'arco. Primario. Come viene chiamata? Rusport. E quella che affaccia verso... Allora, la porta in pietra dove si entra proprio nel centro storico. Ah sì, sotto il castello, quindi... Sì. Mm. Ed era un ospedale fornito di tutte le comunità. E là la chiesa che rapporti avevano invece? Assolutamente, cioè si conviveva in pace. Perché c'era un dot des, quindi c'erano quattro soggetti, cioè, e c'era i sudditi che poi alla fine rispondevano al re, Pignatelli che gestiva la parte mesia, e poi c'era la chiesa, quindi alla fine, tranne questi tentativi di ingerenza dei Pignatelli che vennero struncati sul nascere, e non, praticamente c'era una convivenza. No, ma mi stai parlando anche di un periodo che era molto ricco per Monte Rotondo. Sì, molto ricco. Come ho capito, vabbè. Ma poi dopo queste confraternite proseguono, e quando spariscono? Quando... Allora, le confraternite, se guardiamo quello che è successo adesso, siamo nel 2023, ancora ne sono attive due, sparite non sono. Ci sono stati corsi e ricorsi storici che ne hanno visti in alcune l'estinzione, in alcune un accorpamento e vabbè... E in alcune, cioè, proprio... Quella, per esempio, quella dello statuto di San Leonardo. San Leonardo esiste ancora? Allora, la confraternita di San Leonardo da sola non esiste più, però viene chiamata la confraternita madre della nostra, perché noi nel titolo abbiamo sia San Michele che San Leonardo. Come mai San Leonardo? San Leonardo perché San Leonardo è il protettore medievale degli ospedali. Quindi l'ospedale San Leonardo, e San Leonardo è rimasto. Qualcuno dei carcerati. Ah, ecco. Quindi diciamo che c'è questa confraternita madre e poi nasce quella di San Michele Arcangelo. Sì, nasce quella di San Michele. E di quelle tre, San Michele e San Leonardo è stata accorpata, e poi con quale esiste ancora? Esiste la confraternita della Madonna Addolorata e Sant'Antonio. Quindi diciamo che queste confraternite spariscono con l'Unità d'Italia e poi ricompaiono. Allora, queste confraternite spariscono con le leggi napoleoniche. Ah, quindi Miurà. Sì, perché Napoleone, non si sa per quale motivo, temeva queste confraternite. Strano, perché a Sessa e a Scurgola non sparirono, invece qui sì. Sì, qui sì. Allora, se noi pensiamo a quante sorprese... Napoleone stava creando lo Stato laico, quindi è stato... Se noi pensiamo a quante sorprese troviamo sotto le statue che vengono restaurate ultimamente... Che sorpresa, diccene qualcuno. Allora, non lo so, una perché l'ho vissuta io direttamente al restauro della statua di Sant'Antonio a Longano, con l'allora ex parroco Don Vincenzo Frino, che era un carissimo amico. Andarono a restaurare questo Sant'Antonio, tolsero il colore vecchio e scoprirono che sotto era tutto d'oro. Cioè, allora, perché cosa facevano?
le truppe napoleoniche entravano nel Lecce e si rubavano. Come sempre. Come sempre. Allora, il contadino, cioè... Scarpe grosse e cervello sì. Allora, facevano in modo che queste statue non sembrino d'oro e le ridipingevano. E adesso andiamo a fare i restauri e ci escono sotto delle fortune inestimabili. E questo grazie a Napoleone. Chi si è fottuto tutto cosa? Lo sai che noi trattiamo sì. Molto il 1799. Intanto facciamo pure passare una bella fotografia con te presente, con quella bella bandiera che hai messo sulla zampugna. Sì, e quindi questo è. E poi quindi spariscono con Napoleone. Spariscono con Napoleone e si rifondano, ma con più prepotenza. Ma quando si rifondano? Si rifondano subito. Già con Ferdinando I. Già con Ferdinando I. Che diventa primo dopo essere... Sì. Ah, ecco, subito si rifondano. E rinascono tutte e tre oppure... Allora, no, non rinascono tutte e tre. La confraternita di San Leonardo non rinasce più. Come mai? Non si sa perché. Questo è uno dei punti interrogativi della storia. Forse, penso io, forse era arrivata a livelli tali dove... rifondare una cosa del genere ci voleva molta risposta. E l'ospedale che fine fece? E l'ospedale che fine fece? Sparì. Sparì. Con Napoleone sparì? Sì, sparì con Napoleone, sparì con la morte degli ultimi confratelli. E non venne più rimesso in piedi? No, non venne più rimesso. E che vuol dire che... Perché sai quello il motivo perché? Perché dopo le guerre napoleoniche tutta l'Europa arrivò a uno stato di miseria, di devastazione sì. E non c'era più nulla. E niente... Si rifondarono queste confraternite, San Michele Arcangelo, San Leonardo, che poi... Ma San Michele Arcangelo nasce dopo, però. Sì, sì, San Michele Arcangelo nasce... Ma subito dopo Ferdinando I, quale rinascono? Allora, con Ferdinando I rinascono la confraternita del Santissimo Sacramento, che è stata in piedi fino al 1880. La confraternita del Monte dei Morti pure va a scemare. Zoppicava. Sì, va a scemare in quegli anni eppure finisce. Però tu hai detto prepotentemente rinascevano. Sì, prepotentemente. È certo, perché quando le cose poi vengono represse. È certo. Quando la reazione. Non nascono più. E all'Unità d'Italia quando ne abbiamo? Allora, l'Unità d'Italia ne abbiamo solo due. San Michele Addolorato e basta. E San Michele Addolorato, che sono quelle ancora oggi presenti. Ancora oggi presenti, ancora soprattutto attivissime. E la cosa più bella è che mantengono intatte le funzioni che avevano 300 anni fa. Cioè, non sono, questa è la cosa strana, ma, non sono bellissime. E quindi poi quello statuto di Ferdinando viene cambiato nell'882. Sì. Cioè non è che viene cambiato, viene adeguato ai tempi, e ammodernato. Ai tempi, adeguato ai tempi. Sì. Poi anche nell'epoca fascista viene cambiato. Nell'epoca fascista abbiamo in archivio, come si dice, dei editti, possiamo dire così. Come no, sono di Mussolini, abbiamo... Vabbè. Sì, Mussolini che poi... editti perché poi le firmava purtroppo sì, il re Savoiardo, che ben conosciamo. Sciaboletto. Però se non mi ricordo male, il termine Benito Mussolini è scritto a macchina da scrivere, non è firmato di pugno. Vabbè, lui... Primo ministro Benito Mussolini, questo me lo ricordo chiaramente. E oggi lo statuto che regge le confraternite, qual è l'ultimo stato fatto? Allora, l'ultimo che è stato fatto noi, è stato nostro riaggiornato, è stato fatto nel 2010, se non sbaglio, firmatario il Monsignor Andrea Gemma. Quindi passa sempre attraverso la... Sì, per forza, caso. Sì. Ah, pure prima, no? Giustamente. Sì, pure prima. Sempre. Infatti noi abbiamo... Come, diciamo, poi adesso ci fa vedere qualcosa della... Sì. Quindi la benedizione, quindi l'ultima è del 2010. Sì, sì. Quindi Monterotondo conserva due confraterni, è una cosa bella questa. Ma soprattutto sono veramente molto, ancora molto attive, almeno per quanto riguarda la mia, noi le nostre i nostri beni statutari non sono cambiati di una virgola, ma soprattutto si sono incrementati in quest'ultimo periodo. Quindi diciamo che quello statuto di Ferdinando è rimasto come sì. Base, e poi sotto ci stanno questi sì. Adeguamenti ai tempi. Ai tempi, sì. Allora, tu mi dici, prima mi hai fatto vedere qualcosa, facci vedere qualcosa di questi qua. Allora, questi qua... Cominciamo con questo. Allora, sono i medaglioni, cioè
lo stemma della confraternita, e questo è proprio lo stemma tipico della mia confraternita, San Michele Arcangelo, che nasce comunque già nel 700, questa nasce nel 1882, questo stato, sì, però già nasceva sulle ceneri della confraternita di San Leonardo, che è del 1570. Perché venne chiamato, cambiato nome? Perché non c'era più l'ospedale, forse? No, perché ai nuovi confratelli serviva una croce. La croce per fare la processione. E quindi che c'entra San Michele? Che c'entra? Loro vollero istituire una confraternita sotto il titolo di San Michele, il patrono di Monterotondo. Però a loro serviva questa croce. E visto che la confraternita di San Leonardo si era già estinta da tempo, questa croce era custodita presso la casa comunale. Allora loro fecero una riunione, chiesero all'allora sindaco, possiamo dire sindaco? Come no? Quei tempi era sindaco. Di poter usare quella croce, e il sindaco disse: sì, la potete usare, però se si ricostituirà un'altra confraternita di San Leonardo voi ce la dovete ridare. Allora, i confratelli, come dicevamo, più contadini, cervello fino, decisero di dedicare la confraternita anche a San Leonardo, in modo così da la croce di poter essere lasciare l'identità nella tradizione, sì, in maniera intelligente. Il sindaco, si vede che il passato napoletano gli pesava molto, e tutto si viene fatto. Cioè, quindi quello è un medaglione, che lega è? Allora, questo qui è argento. E l'altro è stoffa. E questa è stoffa ricamata. A mano. Sì, perché uno viene utilizzato per l'abito, chiamiamolo così, festivo, e un altro viene usato sull'abito che viene messo durante il periodo della Quaresima e durante l'accompagnamento dei defunti. Ho capito. Perché a Monterotondo non si va al cimitero se non si accompagna dalla confraternita. È proprio... Cioè io domani mattina vado al cimitero e non ci posso andare? No, nel senso, no, non andare al cimitero così da visitatore, da coinquilino. Agli alberi pizzuti. Sì, agli alberi pizzuti. Perché a Monterotondo c'è proprio la credenza, la convinzione che se il defunto al cimitero non viene accompagnato dalla banda e dalla confraternita non se ne va bene. Ho capito, adesso cosa prendi? Niente, poi... Abbiamo. A banda, adesso banda, prima no. Invece? No, questo qui è un altro medaglione, è il medaglione della confraternita del Santissimo Sacramento. Sempre abbiamo questa testimonianza di questo di questa confraternita, sempre dalla platea vescovile del libro di Don Antonio Mattei, che aveva sede nella cappella di Santa Croce, che si trova in una zona di Monterotondo, Calvario, c'è una chiesa di dove sopra dove abita Paolo. Dove abita Paolo, sì. Questa qui era una confraternita, delle cosiddette confraternite di fabbrica. Fabbrica perché? Fabbrica proprio per riguardante i lavori, perché tenevano, curavano e custodivano l'assetto totale della chiesa. La manovalanza proprio. E questi il giorno del Corpus Domini offrivano il pranzo ad ogni sacerdote che veniva a partecipare alla processione del Corpus Domini. Ricordiamoci che Monterotondo era una collegiata. Cioè? Per collegiata si intende la chiesa più grande dopo la cattedrale di Serre. Quindi Monterotondo aveva i canonici, non aveva i preti, i sacerdoti. Tutti i sacerdoti. Che differenza c'è tra prete e allora, canonici? Noi siamo ignoranti, purtroppo. Il prete è un semplice sacerdote impiegato. Il canonico fa parte del consiglio di amministrazione della curia, sono quelli che hanno la mozzetta rossa. Quindi. Poi che altro ci fai vedere? Niente. Allora, poi c'è il medaglione, quello che dicevamo prima, della confraternita della Santissima Trinità di Macchia di Sernia. Che quindi che ci dici? Anche lì c'è una confraternita a Macchia di Sernia. È estinta. Questa si è estinta. Dove c'è la famiglia De Iorio, conti frisari di Iorio. Sì, 1790, quindi. E questa come l'hai ritrovata? Allora, purtroppo noi confratelli che abbiamo
le mani in pasta nei cimiteri, ci piace fare la cosiddetta archeologia cimiteriale. Allora, quando un confratello muore, di qualsiasi confraternita, si deve portare dietro lo stemma della confraternita. E sia per quanto riguarda questo, che quanto riguarda quello di San Michele, sono stati ritrovati in due sepolture di due confraternite appartenenti. Bella testimonianza questa. Sì. Vabbè, e dimmi una cosa, l'ultimo qual è? Che erano quattro. L'ultimo quadretto? Ah, l'ultimo quadretto è questo. Questo è il medaglione della confraternita del Santissimo Rosario. Una confraternita. Di dove? Sempre di Monte Roduni. Allora, questo è particolare. Facevano parte delle tre? No. E appunto, erano tre, mi dicevo. Allora, perché questa qua è una confraternita che ha visto la vita solo statutariamente. Questa è una chicca. Solo statutariamente. E come mai? Hanno avuto il tempo di fare il medaglione? E si collega molto alla banda, perché il l'ideatore... Che anno era? E qui stiamo nel... Scusate se leggo, perché no, date, non me le ricordo. Sei bande 580. Ma non c'erano le bande a quei no, tempi? No, a quei tempi no. Allora, questa qua, l'ideatore riprese l'idea di questa confraternita del 1580, che aveva sede nel santuario di San Martino, un santuario benedettino che adesso a Monte Roduni come unico elemento di riconoscimento sono i limiti del campo sportivo, perché il campo sportivo è stato fatto, è stato realizzato sul perimetro di questo monastero benedettino. L'ideatore di questa confraternita, che poi fu bellissima questa medaglione, ma che è argento pure questo? È argentone, bellissima però, eh? Molto bene. Dal canonico Francesco Scioli, che fu pure l'ideatore della banda, ecco perché si collegano banda e questa confraternita. Quindi roba recente, perché prima... Sì, diciamo questa qua statutariamente ha gli stessi anni, però non vide mai. Tu sai che la banda viene messa per sì. poter cancellare la musica popolare, sì. per cancellare la tradizione, l'identità, però è fallita anche qui. Sì, questa qua è una chicca perché, come dicevo prima, vede la vita solo statutariamente. Non... E come mai? Non te lo spiego? No, questo purtroppo è come dicevo prima, i punti interrogativi della storia. Soltanto, vabbè, no, quello poi man mano che ricerchi lo ritrovo. Allora, il titolo di questa confraternita era Santissimo Rosario e Santissimi Cuori di Gesù e Maria, firmato canonico Francesco Scioli. Quindi è un tuo antenato? No. Scioli a Monte Roduni è come se fosse più a Napoli. Sente più poco la festa dei Santi. Sì. E Antonio, poi sappiamo perfettamente che il mondo delle confraternite è legato, molto legato e molto stretto al rito della Settimana Santa, quindi sicuramente Monte Roduni ha un rapporto particolare con questa settimana e con il Venerdì Santo. Cosa ci puoi dire? Vabbè, allora, questo che dirò forse farà sì che mi inimicherò molto. Non ha importanza. Allora, la processione del Venerdì Santo di Monte Roduni è una delle processioni più antiche della regione, molto più antica della processione del Venerdì Santo di Serri e di Campobasso. A che epoca risale? Allora, noi i primi documenti di questa processione, chiamiamola così, penitenziale, perché è penitenziale. I riti della Settimana Santa a Monte Roduni iniziano già il mercoledì santo, non so se pensiamo alla confraternita di Sessa Orunca. E loro iniziano già il giorno dopo, inizio già alle ceneri, il giorno sì, delle ceneri. Anche la confraternita mia, il cosiddetto ufficio delle tenebre. Bene, però lo fanno il mercoledì. Anche lui il mercoledì santo, che è l'ufficio ad mattutina tenebrarum, cioè nelle prime ore del mattino quando è ancora notte. Sì, perché noi dobbiamo considerare una cosa, che la Chiesa usa ancora il calendario che si usava una volta, dove sì. le giornate iniziavano al tramonto, non iniziavano allora, come oggi, e non c'era la concezione dell'ora legale e ora solare, perché ogni tramonto cambiava a seconda delle stagioni, sì. e quindi ogni inizio giornata cambiava da sole, si andava in simbiosi con la
con gli astri, in simbiosi con la natura, in simbiosi con le stagioni. Quindi infatti ecco perché si dice il terzo giorno è risuscitato, perché secondo la Chiesa il primo giorno è il giovedì quando fu arrestato Gesù, il secondo giorno, il terzo giorno, il sabato sera c'è la risurrezione. E quindi anche noi abbiamo questi riti particolari, con gli stessi canti, con la lamentazione di Geremia, la saetta con le candele. Questo è l'ufficio delle tenebre. L'ufficio delle tenebre. E poi c'è questa processione penitenziale dove a Monteruno ci sono i cosiddetti 12 apostoli. Cappucciati? No. I 12 apostoli di Monteruno camminano in modo particolare, camminano con la testa nelle braccia conserte. È un po' difficile camminare. La confraternita ha il... Ma con un abito particolare? Sì, sì, un camice bianco e una croce sulle spalle, la corona di spine, e ovviamente essendo una professione penitenziale, scarsa, eccetera. Gira tutto il paese? Gira tutto il paese. E quanto dura? Ma un'oretta e mezza, anche perché Monteruno non è grandissimo. Beh, con camminare con... Quindi la croce sulle spalle è... Sì. Cosa vuol dire? Com'è grande la croce? La croce è naturale. E che loro camminano con... Sì. Cioè in questa posizione. E come l'appoggiano la croce? La croce c'è un escamotage bilanciata. È più pesante dietro, in modo che loro poggiando le braccia sopra, il baricentro che è nell'intersezione tra le due assi, non basta. Chi la mette a destra e chi la mette a sinistra? No, va messa tutta sulla spalla, tutti sulla spalla destra. Ah, ecco. Sì. Tutti sulla spalla destra. Ho capito, sono 12. Sono 12. Questo è il vostro rito. Questo è il nostro rito, che è antichissimo. A che epoca risale, però? Allora, risale alla fine del 400, inizio del 500. Sì. Beh, se parliamo già ancora Angioina, sì. Quindi voi Marzano, sei. Quindi parliamo sempre a cavallo dell'inizio dell'impero delle Spagne, sì. Che nasce, c'è il boom delle processioni penitenziali, sì. Delle confraternite. E questo è stato molto importante averci documentato su questa cosa. E niente, andiamo verso la conclusione. Mi dicevi di questo museo che volevi creare. Sì, allora, questo qua è un mio pallino, perché sono un collezionista di arte sacra, ma soprattutto un'arte sacra particolare, l'arte sacra della pietà popolare, cioè quindi reliquie, crocifissi, statuette, ex voto, ce ne abbiamo, non lo so, per un centinaio lì dentro, da 100, e poi... E dove hai l'intenzione di... Allora, questo è un progetto che vedrà la luce gli inizi di quest'autunno nel Palazzo Marchesale dei Rossi a Castelpedroso, perché è una cosa che stiamo facendo insieme al Comune di Castelpedroso. Quindi andranno esposte la collezione mia di reliquie, di quadri, di medaglioni confraternali, di ex voto, di lavori in paperol fatti dalle suore, insomma, e poi due o tre pezzi che... Quindi ci diamo appuntamento in autunno per l'apertura di questo museo. Sì. E niente, poi... Faremo un'altra giornata, ti verrò a trovare, andremo insieme a Monteruno a vedere questo archivio. Sì, perché è molto interessante. A vedere gli altari delle confraternite, i simboli che sono disseminati in tutto il paese, che ci ricordano queste confraternite. Dobbiamo fare una puntata a parte. Sì. Lo faremo quest'estate con una bella giornata, sì. Ci mettiamo d'accordo e vengo a fare questa cosa. Niente, Antonio, io ti ringrazio. Prego. Ti saluto. Avevo detto che volevamo passare alla fine un pezzo del tuo gruppo, però siccome si è parlato di Monteruno faremo passare un pezzo della bellissima mascherata che avete fatto lì a Monteruno quest'anno, e a questo punto è un arrivederci. Certo. Perché ci dovrei far scoprire tantissimi di questi simbolismi, perché non dimentichiamo che la Chiesa una volta era Logos e Mitos, poi ha voluto per forza abbandonare il Mitos lasciandolo alla massoneria. Però quelli non sono simboli massonici, sono simboli cattolici riguardanti il mitos. Grazie Antonio, prego. Sei stato utilissimo e fai una buona giornata, buona serata. Grazie a te, ciao. Allora questa pietra che cos'è? Ma allora, in poche parole, questa è la pietra dove venivano
che veniva utilizzata per due scopi: uno, per pigiare le vinacce, e due, quando non ne sa, ci si attaccavano i cavalli. Quindi questa è la zona di posteggio. Sì, questa era la zona di posteggio. Quindi è una strada importante di comunicazione. Sì, di comunicazione. E questa si chiamava, diciamo, e si chiama via Glicina proprio per questo glicine secolare che... Qua parliamo di 300 anni, mi diceva tuo male. Sì, qua è una cosa del genere, sì. E quindi tu stai... qua ci sta la sovrintendenza che ci mette becco a sto punto. Sì, sì, quindi cioè, si vive nella storia. Cioè praticamente se tu dovessi tagliare sto glicine c'è l'ergastolo. No, non possiamo tagliare. Lo so. Infatti, sì, oddio. Signore, dica, non fa niente. Infatti, sì, se c'è stato un periodo in cui non cacciava più... fiori, piante, foglie, eccetera, e io lo volevo tagliare, il comune disse ma non vi permettete proprio, me lo fece votare ed è rinato tutto. Poi è rinato tutto. Parliamo con la mamma di Antonio, si chiama? Maria Luisa. Grazie, signora, cioè, ogni tanto il nostro regno è meraviglioso, ogni tanto troviamo delle cose questo fa capire che da noi la storia non è che c'è passato, l'abbiamo fatta la storia. No, l'abbiamo fatta, se tu consideri che parla 300 anni. È stata sede a Castel Petruso di battaglie, di garibaldini, di... Garibaldini, noi siamo contrari ai garibaldini, signore. Però per dire la storia, insomma, sto scherzando, signore. Loro, infatti, fanno pure una rappresentazione teatrale che ricorda questo periodo storico a Pastera. Grazie con questo meraviglioso glicine. Peccato che non lo vedi nella sua fioritura vera e profuma, per troppa acqua, non profuma. Thank you.
Bravi, bravissimi, il gruppo della mascherata di Montedotumi.